Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6. La carenza di pediatri in Val Pescara continua ad alimentare delle polemiche. Questa mattina sit-in di genitori e cittadini sotto la sede della regione a Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue la protesta di genitori e amministratori di alcuni comuni della Val Pescara che chiedono risposte alla regione sulla carenza di pediatri sul territorio anche a causa di alcuni recenti pensionamenti. La richiesta all'assessorato regionale alla sanità è quello di cercare di risolvere il problema in tempi brevi. La situazione è che in 2 anni la regione ci ha detto che la colpa era di una normativa nazionale, in 2 anni la regione ci ha detto che la colpa era dei sindacati. Ad oggi noi abbiamo avuto un confronto con il ministero e dal ministero ci è stato detto che la colpa effettivamente è della regione. Noi ne chiediamo uno in più perché sono 2 soli pediatri per 13 paesi distanti fino a 30 km gli uni dagli altri. Mettersi in macchina un bambino che che quindi magari si lamenta anche e arrivare fino a 30 km per una visita non è possibile. Una delegazione di genitori ha incontrato sempre questa mattina l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ai nostri microfoni spiega quella che oggi è la problematica da affrontare e risolvere. Noi rispettiamo quelli che sono i parametri nazionali e esiste un accordo nazionale in pediatria, così come esiste anche un accordo regionale. Abbiamo proprio in questi giorni fatto una sintesi di quali sono i posti scoperti e in quell'ambito non c'è un elemento aggiuntivo, un'unità aggiuntiva di pediatra. Abbiamo incontrato questi cittadini, ma il problema non è una simmetria, un braccio di ferro tra la regione e loro, perché noi non facciamo altro che mettere in campo quegli indirizzi nazionali. Questi problemi che ha la regione Abruzzo, in modo particolare queste zone, sono problemi che si ripresentano anche sui tavoli nazionali, quindi è un problema purtroppo della denatalità della nostra regione e anche qui la regione si è attivata con una legge ad hoc proprio per aiutare il discorso fondamentale della denatalità. La cronaca, ieri la squadra mobile di Pescara con l'ausilio di personale del commissariato di Napoli Scampia ha dato esecuzione al provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di un 28enne pregiudicato residente a Napoli. La misura cautelare deriva da un'indagine della squadra mobile relativa ad un episodio di truffa pluriaggravata consumato il 9 marzo scorso ai danni di una signora di 88 anni residente a Pescara, in seguito alla quale l'indagato si era impossessato della somma di 2.500 euro in contanti, oltre a monili in oro del valore di circa 4.000 euro. Il raggiro era stato messo in atto con l'ausilio di almeno 2 complici non ancora identificati. Poi ancora, prima è fuggito mentre era in bici ad un controllo da parte dei carabinieri di Montesilvano in via Aldo Moro, disfacendosi della droga che aveva con sé. Poi, una volta raggiunto dagli agenti, ha cercato di investirli e colpirli, ma è stato bloccato. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso ai carabinieri di rinvenire 700 grammi di marijuana, 300 di hashish e materiale per il taglio e confezionamento. Le successive analisi di laboratorio hanno quantificato in circa 5.000, tra hashish e marijuana, le dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente che è stata sequestrata. L'autorità giudiziaria ieri mattina ha convalidato l'arresto ed ha applicato la misura cautelare dei domiciliari. Raddoppio ferroviario Pescara-Roma, ieri pomeriggio a Chietiscalo sit-in dei comitati civici che chiedono soluzioni opportune, altrimenti dicono no al progetto di RFI. Serenia Secondi. Dopo gli ostacoli economici posti da Rete Ferroviaria Italiana e Italfer, alle idee di varianti avanzate dai 5 comitati civici che si sono costituiti nei comuni interessati dal raddoppio ferroviario, questi ultimi ieri sono scesi in piazza. Si sono dati appuntamento in piazzale Marconi a Chietiscalo per manifestare perché dicono che c'è stato poco ascolto delle loro istanze. Ma guarda, non è vero che ha trovato un ostacolo per i costi elevati. La verità, dobbiamo dirla tutta, questa variante non è stata presa per nulla in considerazione. L'unico progetto che è preso in considerazione è l'unico progetto che hanno presentato da sempre, cioè quello devastante, quello che abbatterà
più di 40-50 case e rovinerà completamente i centri abitati, dividendoli ulteriormente, quindi impatti ambientali, impatti diciamo a livello di rumore, acustici, di tutti i tipi, di tutto e di più. E ci saranno anche problemi psicologici per quei poveri cittadini che avranno le case e che se vedranno le loro case abbattute e non sapranno a chi rivolgersi. Si protesta anche contro un dibattito pubblico considerato poco incisivo e contro la mancanza di alternative che potevano modificare il progetto di RFI. Noi puntiamo sulle alternative che dalla legge RFI doveva presentare, cioè RFI quando ha presentato questo progetto doveva metterci anche le alternative che dovevano essere discusse al dibattito pubblico. Il dibattito pubblico che è stato fatto per noi è stata una farsa, perché il progetto non era completo, mancavano di alternative. In piazza, oltre i comitati Comfer, Ferrovia, Mulino e quello di Alanno, a manifestare c'è anche il comitato No Ferrovia, Sì Strada Verde, che riguarda San Giovanni Teatino. Ma devo dire in premessa che il nostro comitato non nasce oggi, nasce da quattro anni, nel 2018. Ma perché nasce da quattro anni? Perché noi stiamo combattendo con Ferrovie da forse 20-30 anni, perché vogliono chiuderci il centro di San Buceto con un sottopasso che noi chiamiamo un buco, è una cosa veramente inguardabile. Oggi, oltre al sottopasso e quindi oltre a quell'opera assolutamente non servibile per il nostro territorio, vogliono addirittura raddoppiare i binari a San Buceto, San Giovanni Teatino, ma San Buceto chiaramente passa il treno, ci divide letteralmente il centro urbano in due parti, centro urbano che oggi sia l'amministrazione comunale ma sia la regione Abruzzo e sia lo Stato italiano ha investito 15 milioni di euro per realizzare una piazza e una chiesa bellissima progettata dal famoso archistar Botta. Mi sembrerebbe di dire che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, perché facendo questo raddoppio con quel devastante sottopasso significa chiudere il centro di San Buceto. Il questore di Chieti ha adottato la misura del cosiddetto Daspo Willy, divieto di accesso negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico intrattenimento, a carico di un 17enne di Lanciano che si è reso responsabile di aggressioni ai danni di un ragazzo di 18 anni lo scorso 5 marzo in Viale delle Rimembranze. Per poi dileguarsi all'arrivo della polizia, il minorenne dunque non potrà accedere per 2 anni nei locali presenti in alcune strade e piazze di Lanciano, dove solitamente avviene la movida dei giovani. A seguito delle indagini condotte dagli uomini del commissariato di Lanciano, il 17enne era stato già denunciato per lesioni personali aggravate. Il ciclo integrato dei rifiuti e le opportunità nella nuova Pescara, questo è il tema della tavola rotonda che si è tenuta questa mattina in provincia di Pescara. Vediamo. Il ciclo integrato dei rifiuti nella nuova Pescara, questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina nella sala della provincia. Si tratta, hanno spiegato i relatori, di una delle strade maestre del processo di aggregazione messo in moto dal referendum del 2014. La fusione di Montesilvano, Pescara e Spoltore in un solo comune, Nuova Pescara, oltre ad essere un'attività politica con il chiacchiericcio e le polemiche che ne derivano, è una cogente attività pratica e operativa. E questo perché l'iter della legge regionale del 2016 prevede la messa a sistema con benefici funzionali ed economici di una serie di servizi ora frazionati, costosi e anacronistici. Tra questi, uno dei più importanti riguarda proprio la raccolta e la gestione dei rifiuti. Dunque, è importante perché una città che dovrebbe contare su 190-195 mila abitanti produce attualmente circa 100 mila tonnellate di rifiuti urbani. Questa quantità deve essere concepita come una miniera urbana, cioè una potenziale risorsa da sfruttare in termini positivi, soprattutto attraverso una chiusura dei cicli di produzione e consumo, andando ad esaltare quelle che sono le attitudini della gente al riuso, al riutilizzo dei materiali, al riciclo degli stessi materiali. Nell'ottica di quella che è l'economia circolare, cioè un'economia che è in grado di rigenerarsi da sola, in cui i pochi scarti diventano le risorse per un altro soggetto. Io ho parlato oggi, insomma, delle potenzialità che ci sarebbero attraverso
uno studio delle zone produttive attraverso l'attuazione della simbiosi industriale, cioè gli scarti di un'industria diventano la materia prima di un'industria, attraverso la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, attraverso un'infrastrutturazione del territorio con impianti funzionali alla chiusura del ciclo. Nuova Pescara quindi non è solo una sfida istituzionale per questo territorio, ma direi per l'Abruzzo, ma è anche una grande sfida ambientale. Intervenuto a Penne nei giorni scorsi, il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, si è soffermato sulla viabilità che interessa le aree interne. Per quanto riguarda l'area Vestina, ha già avviato il cantiere che riguarda la strada che collega Penne a Farindola. Stefano Recanati. In area Vestina quello che tiene banco soprattutto sono le strade, come sta lavorando la nuova amministrazione provinciale targata Ottavio De Martinis. Da subito ci siamo attivati, unitamente all'ufficio tecnico, con il dirigente per fare una ricognizione di tutti gli interventi utili a rendere una viabilità sempre migliore, sempre più sicura. E uno degli interventi più importanti che si stanno portando avanti e che continueranno nei prossimi mesi è proprio un intervento che vedrà interessato il territorio di Penne, ma anche quello di Farindola, per arrivare fino a Rigopiano. È un intervento di qualche milione di euro con il quale si sistemeranno le strade in maniera importante e definitiva per rendere appunto questo tragitto il più sicuro possibile, un tragitto peraltro molto molto importante per tutta l'area Vestina. Ecco, un tragitto fondamentale anche per ripartire, perché l'area ha bisogno di ripartire, soprattutto in estate, non veder più semafori o frane o strade interrotte. Assolutamente sì, dici bene, è un intervento che si attendeva da tanti anni e che finalmente si sta portando avanti anche dei finanziamenti che sono arrivati in passato e alcuni che dovranno arrivare. Quindi c'è tanto in programma, come del resto c'è un interesse su tutte le strade provinciali del territorio vestino, dove interverremo anche con una manutenzione, diciamo, ordinaria ma anche straordinaria in alcuni casi. In momenti come questo, e chiudiamo, è difficile strappare delle promesse, ma i cittadini dell'area Vestina possono essere tranquilli nel medio e breve periodo per questa viabilità che migliora. Per quello che riguarda l'intervento di cui parlavo si è già partiti, quindi è una realtà. Per quello che riguarda invece l'area Vestina, ho sempre detto che l'amministrazione De Martinis avrebbe dato grande importanza ai territori interni e così intendo fare, quindi è una promessa assolutamente che intendo mantenere nei prossimi anni per rendere quest'area, che ritengo essere molto importante e strategica, tutto quello che merita. E sull'argomento in qualche modo è arrivata la risposta quest'oggi da parte del centrosinistra, perché lo spopolamento dell'area Vestina è conseguenza dell'abbandono del centrodestra. Questa è la denuncia del PD che chiama in causa le mancate azioni politiche della giunta regionale. Vediamo. Blasioli, voi lamentate lo spopolamento dell'area Vestina e anche la mancanza di alcuni servizi essenziali proprio in alcuni centri del pescarese, proprio in quell'area. Perché e come mai secondo voi si sta assistendo a questo spopolamento? Allora, intanto il dato è questo: da 10 anni Penne ha perso 1060 abitanti, ma la stessa cosa hanno fatto ancora di più tanti altri comuni montani. In realtà rispetto a questo non c'è nessuna manovra correttiva da parte della giunta regionale, che ha diminuito i servizi e ha posto nel nulla tutti i finanziamenti che erano stati stanziati dal governo di centrosinistra. Sanità, perché si resta quando c'è il diritto alla salute in un posto, in un'area interna. L'ospedale San Massimo aspetta i primi 15 milioni di euro ormai da oltre 2 o 3 anni, sono tantissimi gli annunci, forse è stato più annunciato questo che la vittoria dell'Italia agli europei. In realtà però nell'unico posto dove ci dovrebbe essere il bando per i lavori del San Massimo non c'è, e cioè sull'albo pretorio della ASL di Pescara. Una delibera di febbraio 2022 ha tolto gli ulteriori 12 milioni e mezzo stanziati dal centrosinistra a vantaggio di altri ospedali. Come per l'ospedale, anche per la Loreto Penne, 7 milioni di euro lasciati dal governo di centrosinistra con il master plan che si univano ai 29 dell'ANAS, tolti
assicurazioni che sarebbero state ripristinate. Sono passati 3 anni del governo di centrodestra, quei soldi non sono più tornati. La stessa cosa per la scuola, per il liceo, per la scuola Marconi di Penne, che sta nel palazzo d'Esterlik a Liprandi. Anche qui grande giubilo per il bando della progettazione che è stato aggiudicato. Beh, 2 offerte sono arrivate, il bando è stato aggiudicato dopo 2 anni, stiamo parlando di un bando aggiudicato per la progettazione, non per i lavori, nel 2022, i fondi sono dell'anno 2017. Stessa cosa per le piccole e medie imprese, quelle colpite dalla zona rossa dell'ordinanza del presidente Marsiglio. 1.260.000 euro stanziati su richiesta delle forze di centro-sinistra, sono passati 655 giorni e non c'è ancora neanche il bando. E allora, quando il centrodestra parla di spopolamento, noi vogliamo ricordare che non c'è una strategia e che quelle aree, quelle zone sono completamente abbandonate. Un progetto in controtendenza per ridurre l'uso della plastica, soprattutto i rifiuti monouso, è il progetto Fermenti, promosso dal Comune di Chieti, che coinvolgerà giovani e associazioni della città. Vediamo. Un progetto che riguarda i giovani e l'ambiente. Il Comune di Chieti si è aggiudicato 160.000 euro proprio per il progetto denominato Fermenti, che insegnerà anche come limitare l'uso della plastica. Esatto, questa bellissima iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'ANCI, dal Dipartimento delle Politiche Giovanili, dal Servizio Civile, è un bando a cui noi abbiamo partecipato con una serie di partner, e il nostro progetto volge ad una campagna di sensibilizzazione per la riduzione della plastica monouso. È un lavoro che faremo con i più giovani, dai 16 ai 18 anni e dai 19 ai 35, e adesso, avuto il finanziamento, attiveremo, diciamo, il tavolo di lavoro che ci porterà a costruire iniziative che partiranno e ci saranno anche e soprattutto nelle scuole. È stato un lavoro che è partito fondamentalmente un anno fa su invito di Plastic Free. Abbiamo collaborato con numerose realtà, quindi Teatri Erga, Omnes, La Cura del Tempo, Tearte. È stato un lavoro che ho visto coinvolti 3 assessorati, quelli all'ambiente, quello, quindi ambiente e transizione ecologica, quello dell'assessore Maretti, quindi le politiche sociali, e quello delle politiche giovanili. Il lavoro adesso si sposta sulla creazione di un tavolo programmatico che avverrà già nei prossimi giorni e a coinvolgimento delle scuole, per soprattutto, per prima cosa, ed è quello che ci chiedeva Plastic Free, delle attività e delle azioni concrete per la riduzione della plastica monouso all'interno degli istituti scolastici, e quindi per la creazione di modelli che sono alternativi e realmente sostenibili. La resistenza antibiotica è un problema multiforme con approcci su più fronti. Questo è il tema del convegno che si è tenuto questa mattina all'Auditorium Petruzzi di Pescara, alla presenza di autorevoli relatori. Importante è stato ribadito l'utilizzo appropriato dell'antibiotico. Vediamo. Dottoressa consorte, qual è l'importanza oggi dell'antibiotico? Gli antibiotici sono dei farmaci che hanno curato, curano un gran numero di pazienti, ma quando usati in maniera eccessiva, soprattutto inappropriata, diventano inefficaci, resistenti. Noi dobbiamo affrontare questo problema non soltanto comunque dal punto di vista medico, perché l'uso degli antibiotici, per l'80% inappropriato in ambito diverso anche, cioè a livello zootecnico, quindi in ambito veterinario e in ambito agricolo. Ma per quanto ci riguarda, dobbiamo affrontare la prima criticità, che è quella della inappropriatezza. Quindi oggi noi, facendo punto, chiaramente la centralità è il paziente come sempre, ma affronteremo in particolare le problematiche che sono connesse ai germi multiresistenti, che sono diventati purtroppo una realtà non più solo in ospedale, come qualche anno fa diciamo pensavamo, ma c'è stata una proiezione importante sul territorio, sia a livello ambulatoriale che
ed è un ambito esteso, nelle strutture di cura long term, cioè quindi nelle strutture di lungo degenza. Quindi occorre trovare, avere degli obiettivi con una gestione condivisa. E ora la pagina dello sport. Alle 17.30 il Pescara riceverà all'Adriatico l'ultima della classe, il Grosseto, per la terz'ultima giornata di campionato. Indisponibili Rauti, Janes, Memusciai, Chiarella e Di Gennaro. Sarà il giorno del nuovo debutto di Luciano Zauri su quella panchina biancazzurra lasciata poco più di 2 anni fa. Tra le novità, l'utilizzo da mediano basso di Pontisso. Vediamo. Pontisso, credo, non lo scopro io, è un play, ha sempre fatto quel ruolo. Pompetti è un giocatore che ovviamente ha delle qualità ben definite, magari più dinamico se vogliamo vederlo dal punto di vista sia tecnico che tattico, ma ho anche Carlo De Lisio che potrebbe fare quel ruolo. Sono 3 giocatori che hanno caratteristiche che tutti e 3 potrebbero fare il play. Vediamo, c'è un'idea di partenza, vediamo poi se funziona, altrimenti velocemente potrebbe cambiare. L'idea potrebbe essere quella di giocare con il vertice basso, quindi con Simone Play. È chiaro che avere qualcosa in testa e riuscire a trasmettere velocemente alla squadra non è proprio semplicissimo, però insomma avere un paio di concetti che già riusciremo a vedere domani potrebbe già essere un buon punto di partenza. Non dovesse essere così, velocemente dovremmo cercare di farlo. Il bel gioco sì, sicuramente speriamo di ottenerlo, ma la cosa importante sono i risultati, come spesso nel calcio succede, quindi speriamo di abbinarli ovviamente. Sì, nel calcio ovviamente lo sappiamo tutti qua presente, non c'è niente di scontato, è una squadra che è aggrappata alla categoria, non vuole mollarla e ha ottenuto dei risultati ultimamente, quindi è una squadra che è organizzata, ha voglia di fare, ha delle caratteristiche ben precise, per cui sarà una partita difficile. Sempre Serie C, match point salvezza per il Teramo che al Bonolis ospita il Pontedera, recuperati tutti gli indisponibili della settimana scorsa per la formazione di Federico Guidi, la possibilità di chiudere i giochi e guardare con maggiore serenità alle ultime 2 gare della regular season. Poi, come dice anche il tecnico, sarà il tempo delle valutazioni e di una stagione travagliata. Vediamo. È chiaro che non sai mai quando questo può avvenire, perché ci sono mille variabili in una stagione, in una settimana, che non sai mai se è quella la scintilla che ti fa partire oppure è il freno che ti tiene sempre a un ritmo rallentato. Però per come vedevo la squadra allenarsi dall'inizio della stagione, ho sempre pensato che questi ragazzi nel momento in cui riuscivano a giocare come si allenavano potevano togliersi delle grandi soddisfazioni, perché ognuno di loro ha dei margini di miglioramento veramente grandi e di questo sono fermamente convinto, anche dei giocatori più esperti, perché io penso che la stagione che ha fatto Arrigoni sia una stagione forse tra le migliori in carriera. Anche come obiettivo personale dobbiamo andare alla ricerca ognuno di noi dei propri record personali, perché Andrea Arrigoni è un gol dalla migliore stagione realizzativa di tutta la sua carriera, gli manca un gol. Bernardotto gli manca un gol per essere la sua migliore stagione sportiva. D'Andrea con l'anno scorso ha giocato tutto l'anno da titolare a Foggia, ha fatto 6 gol e qui è già a 5 gol in metà anno, anzi meno di metà anno perché è arrivato a fine gennaio. Soprano non aveva mai segnato nel campionato nei professionisti, ha già fatto 2 gol, quindi ognuno di loro può togliersi qualche soddisfazione andando in queste ultime partite a cercare di non fermarsi ma di dare qualcosa in più per loro stessi e chiaramente per la squadra. Il rush finale che stiamo facendo ora ci ha tirato, insomma, ci ha dato grande speranza, ma non dimentichiamo che anche un mese fa eravamo a 6 punti dalla zona play-out e poi bastarono 2 sconfitte a farci rientrare dentro e ricadere in depressione. Quindi manteniamo la barra dritta con la testa a guardare chi sta dietro, poi una volta fatto questo step ragioneremo di altre cose. Dovesse essere, è chiaro che siamo matematicamente salvi, però questo lo possiamo vedere solamente al 90° domani, nel momento in cui riusciamo a fare una prestazione positiva, il risultato è positivo, è chiaro che noi il nostro scalino che dovevamo salire è stato salito e quindi penseremo
guarderemo gli altri. Le analisi le dobbiamo fare tutti insieme, quando gli obiettivi sono stati raggiunti, e fare un'analisi a 360 gradi a fine stagione. Solo all'epoca possiamo dare dei giudizi, ma che, ripeto, siete voi quelli che giudicate il lavoro. Io sono parte in causa, io vi posso fare un'analisi di quello che è stato, di quello che abbiamo fatto, di dove abbiamo sbagliato, e questo però, ripeto, è una valutazione che andrà fatta al termine del campionato, al raggiungimento degli obiettivi. Se poi gli obiettivi non sono raggiunti, è chiaro che il voto si abbassa. Comunque, rispetto a come era a Gubbio, sono, mi sento migliorato, mi sento cambiato. Domani 28esima giornata di Serie D, la presentazione nel servizio di Jacopo Forcella. Il derby di Notaresco tra Notaresco e Chieti infiammerà la 28esima giornata del girone F di Serie D. La gara del Vincenzo Savini serve ad entrambe le formazioni reduci dai pareggi con Castelnuovo e San Benedettese. In casa a Notaresco la buona notizia per Epifani è il recupero quasi completo di Maio ed Esposito, che avevano saltato l'ultimo match di campionato. Con ogni probabilità sarà solo l'attaccante a partire dall'inizio, mentre per il fantasista possibile impiego a gara in corso. Qualche problema in più dall'altra parte per il Chieti e per Lucarelli, che oltre al bomber Fabrizi perde anche il difensore Bassini e l'esterno Gai. Dunque, fare la formazione per il tecnico non sarà affatto semplice. Partita che potrebbe rivelarsi del totale rilancio per i padroni di casa, che tra le mura amiche non sbagliano un colpo, o un blitz dal peso specifico enorme per gli ospiti corsari finora 6 volte in stagione. Anche le questioni di classifica saranno fondamentali. Il Notaresco infatti deve proteggere la quinta piazza e semmai provare a migliorarla. Il Chieti invece, oltre a voler blindare la permanenza in categoria col più che sembra fatto, vincendo arriverebbe quasi ad agganciare i rivali di domani, giocandosi davvero un posto per gli spareggi promozione. In graduatoria tra le due compagini, a quota 41 c'è la Vastese, che si reca a Monte Giorgio per affrontare i marchigiani reduci dal cambio in panchina Brini per Mengo e dal successo di misure a tempo scaduto di metà settimana contro il Nereto. Un match che i rossoblù marchigiani dovevano vincere dopo aver ceduto il passo al Castelfidardo nello scontro diretto di domenica scorsa. Gli aragonesi di D'Adderio, dopo il successo col Pineto, hanno ripreso la marcia dopo 2 punti in 3 gare. Lontano dall'Aragona però soltanto pareggi finora nel girone di ritorno. Affrontare con la serenità giusta una formazione come il Monte Giorgio potrebbe dare ulteriore slancio verso la rincorsa playoff. Rincorsa che ovviamente anche del Pineto, che proprio domenica scorsa ha perso Paoli operato ad Ancona dopo lo scontro fortuito col compagno di squadra Bosco. Al Mariani Pavone si presenta un Fano che deve ancora conquistarsi la certezza della permanenza in categoria. Amaolo dovrebbe schierare Del Masso davanti al posto di Barlafante. L'impegno non sarà affatto semplice. Sicuramente è una squadra e una piazza importante. Loro pure hanno attraversato un periodo un po' così durante il campionato, adesso però vengono da 3 risultati utili, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile. Hanno giocatori importanti e sarà una partita come del resto tutte quelle del campionato, molto, molto dura. Ma sicuramente adesso è un periodo un po' così pure per noi, quindi dobbiamo essere tutti uniti, sia dalla squadra, diciamo, a tutto l'ambiente, per cercare di tornare subito alla vittoria. Rinvigorito da una striscia di risultati positivi che lo pone fuori dalla zona playout per il Castelnuovo, trasferta sul terreno di gioco di un Fiuggi che tuttavia ha ambizioni da grande. Di Fabio al centro della difesa non avrà lo squalificato Terrenzio, mentre Luca Orlando da un paio di settimane è alle prese con problemi muscolari e difficilmente sarà disponibile. Allora ecco che al centro della difesa insieme a Cangemi troverà spazio Casimirri. In avanti, sicuri di una maglia i tre più in forma, D'Egidio, Sparvoli e Colì. Lorenzo Emili va verso il recupero, il numero 10 colpito duro alla caviglia nel derby contro il Chieti è tenuto a riposo in via precauzionale contro il Notaresco, sembra pronto per tornare in campo. Infine altra trasferta laziale, quella del Nereto che va a Roma per affrontare il Trastevere con la prospettiva che una sconfitta renderebbe matematica la retrocessione dei vibratiani nel campionato di eccellenza. Anche un successo con contemporaneo risultato di vittoria per il Castelfidardo condannerebbe la squadra di Del Grosso a salutare in anticipo la Serie D. L'ultimo stop, quello di mercoledì a Monte Giorgio, sembra aver segnato definitivamente il destino di una squadra che ha provato a cambiare in corsa anche molto sia in panchina che tra gli interpreti di gioco, ma che non è mai riuscita a svoltare. L'impegno di domani è proibitivo contro la seconda della classe, ma chiudere con qualche sorriso è l'unica via per un finale comunque amaro di stagione.
Io vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio alle ore 17 con l'Abruzzo del Pallone Live. Seguiremo le partite di Pescara e Teramo che saranno in campo alle ore 17.30. All'interno del contenitore anche una edizione del TG6 in forma ridotta, TG che tornerà poi con la consueta edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.